L'indice glicemico rileva l'influenza di un alimento sul tasso di zucchero nel sangue e sull'ormone insulinico. Se un alimento fa aumentare di poco il tasso di zucchero, chiamando quindi in causa poca insulina, anche il suo indice glicemico sarà basso e viceversa. Dietro all'indice glicemico si nasconde una strategia semplice ma estremamente efficace. Infatti, l'insulina è il motivo per cui si mangia poco eppure molte persone ingrassano. Molte persone mangiano poco ma male, mangiano alimenti con un alto tasso glicemico. Se un alimento fa alzare troppo e in fretta gli zuccheri nel sangue, chiama in circolo una grossa quantità di insulina. Questo ci rende grassi perché l'insulina è il più importante ormone di incameramento, immagazzina il grasso nelle cellule lipidiche e fa in modo che non se ne esca più. Contemporaneamente è l'insulina l'ormone che scatena gli attacchi di fame repentini. Più il nostro organismo produce insulina, più fame abbiamo. Iniziare la giornata con una colazione a basso indice glicemico non solo permette un rilascio più lento degli zuccheri, evitando il picco glicemico e il conseguente calo repentino che provoca la spossatezza, ma permette anche di tenere sotto controllo gli attacchi di fame a metà mattinata che portano a consumare snack poco sani prima del pranzo. La classica colazione dolce con cappuccino e cornetto sarebbe quindi da evitare, così come mermelate, biscotti e merendini industriali. Questo tipo di colazione si rivela infatti squilibrata e dal punto di vista dei macronutrienti è troppo ricca di zuccheri aggiunti. Meglio carboidrati complessi, pane integrali, fiocchi d'avena, biscotti integrali senza zucchero, meglio si sono fatti in casa. Tutto questo abbinato a una fonte proteica come albume di uovo, salmone, formaggio spalmabile, latte scremato e una piccola porzione di frutta fresca o frutta secca, a basso indice glicemico, ma dal potere energetico saziante molto alto. Parliamo prima dei carboidrati a basso indice glicemico. Quindi optare per i carboidrati a basso indice glicemico si rivela una buona idea non solo per chi ha bisogno di tenere sotto controllo la glicemia. In questa categoria infatti appartengono la maggior parte dei cereali integrali che non hanno subito alcun processo di raffinazione. Consumare regolarmente pasta e pane integrali ricchi di fibre è una buona abitudine che tutti dovremmo adottare a prescindere dall'indice glicemico. La presenza di fibre, infatti, è utile a limitare l'assorbimento degli zuccheri. Tra i carboidrati a basso indice glicemico troviamo alcuni cereali e pseudocereali come l'orzo, il farro, l'avena, il grano saraceno e la quinoa. Tutti i prodotti a base di farine bianche e raffinate invece sono da considerare a indice glicemico alto. Un discorso più controverso per quanto riguarda il riso. E non è semplice definire l'indice glicemico del riso. Si dice che il riso a basso indice glicemico può essere il riso basmati e anche il riso integrale. Il riso venere e quello selvatico sono le varietà con indice glicemico ancora più basso. Amici, per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video, se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Adios amigos!